Sempre una barzelletta, vero? Però prima mi hanno detto da dietro di chiedere ai Toble se avete mai dormito una volta tutti quanti insieme. Sì. Una volta? Sì. Sono uomini? No. Anche ragazzo. Guarda, tutti uomini ha detto lei però. Allora, la seconda probabilità la fa Hammer, giusto? La barzelletta. Quanto ci mette a raccontare questa cosa? Abbastanza perché non me la ricordo bene. Ok, dai, provaci. Allora. Ci sono, non so, non mi ricordo bene i nomi, allora, Tiziano, Gabriele e Stefano, okay. che muoiono improvvisamente. Muoiono? Sì, così. Vanno su ed io gli dico, sì. Io vi resusciterò solo se ognuno di voi prende un tipo di frutto diverso. Ok. In quantità di 30 frutti, cioè sì. In 30 dovete metterlo super il culo, che sia vero. Okay. senza ridere o piangere. Super il, cioè, esatto. Senza ridere e piangere, così senza provare dolore, niente. Arrivati, non è che piaceri magari. Sì. Arriva Tiziano con le banane, sì. Ne mette una, due, sì. E si mette a piangere. Ciao. Allora Dio lo ammazza. Ah, ok. Arriva Gabriele con gli arachidi. Gli arachidi? Sì, arriva 27, 28, 29 e si mette a ridere. A ridere? Sì. Piacere. Poi, allora Tiziano e Gabriele si ritrovano e Tiziano gli fa: Gabriele, ma perché ti sei messo a ridere? Era arrivato a 29. E lui gli fa: perché ho visto Stefano arrivare con l'anguria. Ah. Hai visto? Non mi quando raccontare, hai detto di passare giù. Che cos'è quello? Un verso? No, un cane. Ah, un cane. È il verso di Toble? No, è il verso di Nick. Aldo. Invece il capo Toble, se la barzelletta? No, capo Toble, so. Testa grossa, prego. No, devo farmela venire in mezzo. No, allora ci fa. Vai. Vai con la barzetta, vai. Non. Su. Non te. Allora. È scossa? No, più o meno. Ah, più o meno, ok, dai. Allora. Ci sono tre nani che si perdono in un bosco. Si perdono? Sì, si perdono. Ok. Poi la strada. No, inizia a piovere e riescono a trovare un convento. Bussano e chiedono: possiamo entrare per la notte? E la suora gli risponde: sì, ma se sentite delle urla non vi affacciate alla finestra. Sì. Allora, verso mezzanotte, dopo che si sono messi a dormire, sentono delle urla. Si affacciano alla finestra e vedono i frati che si ciulano le suore. Dai, no! E le suore li vedo. Allora, cazzo, prendiamo i nani. Lo dicono. Okay. Prendono i nani e gli chiedono: tu che mestiere fai? Io faccio l'elettricista. Allora ti taglieremo il pisello con la sperafina. Ma perché? Dai! L'elettricista. Poi passano al secondo e chiedono: tu che mestiere fai? Faccio il boscaiolo. Allora ti taglieremo il pisello con la sperafina. Ma povero anche lui! Poi arriva il terzo e vede che il terzo si mette a ridere e gli chiede: come mai ridi? Io faccio il gelataio, hai voglia di succhiarmelo prima di tutto? Abbiamo capito come sono fatti i Toble. Stasera li vedrete a Frassinetto, se siete suore. Sulle mani al cielo! Pronti per cantare il corretto dei Toble, eh? L'avete fatto voi il corretto? È una canzone degli Il dopo Canaussa. Pensavo che la barzetta fosse l'abilità dei Toble, invece no, i Toble sono capaci a cantare. Prima mi hanno dato dimostrazione di questo, vero? Allora, che canzone è quella che siete capaci a cantare? Ma è una canzone che abbiamo imparato da gente di Frassinetto quando eravamo in trasferta a Canaussa per una festa estiva. Ok, perfetto. Allora, ne sappiamo un piccolo pezzo. Un piccolo pezzo, va benissimo, dai. Come si intitola questa canzone? È una canzone degli Alpini, non degli so Alpini. Neanche il titolo. Sì, però si può cantare, dai, via. Dai, provate. 3, 2, 1, vai! Sul paion della caserma, requina eterna e così sia, barramengo, titto, pare tua mare, tua zia, tutta la naiana compagnia, sul paion della caserma, requina eterna e così sia, barramengo, titto, pare tua mare, tua zia, tutta la naiana compagnia, sul paion. Grazie a tutti, viva il Toble! Scusatemi una cosa però, voi quando la cantate questa canzone? Mai. Quando siamo ciù. Ah, perfetto, dai. Se volete conoscere i Toble, questa sera vi aspettiamo a Frassinetto, discoteca mobile di Gran Paradiso, numerosissimi musica disco, revival, festa di fine. Non dovete mancare! E ci saranno anche i quarantenni della Pro Loco, giusto? Oh, ciao! Ciao a tutti! Panico paura! Ciao!